Proseguiamo con l'arte. Il secondo premiato per questa nuova edizione è Marco Rossati. Marco Rossati, Reggio Emilia 1943, vive e lavora a Roma. È uno dei pittori, in questo caso pittori, più affermati a livello nazionale e internazionale ed è un uomo di complessa personalità artistica e di ampia sensibilità culturale. È noto anche come poeta e scrittore. La sua visione culturale ed estetica si è andata arricchendo e approfondendo nel corso del tempo in un dialogo fruttuoso e intenso, anche nel rapporto amicale di collaborazione con l'architetto Paolo Portoghesi, nella cui galleria Apollo d'Oro, a Piazza Miglianelli a Roma, che negli anni 80-90 è stata forse la più importante galleria in Europa, non solo in Italia, ha lavorato in esclusiva. Lui era un artista di galleria, un pittore di galleria di Paolo Portoghesi, realizzando opere di straordinaria. Naturalmente aveva poi altre attività private, sue, personali, di sviluppo anche artistico, però è il segno distintivo di questo suo rapporto con Paolo Portoghesi e Giovanna Massobrio, la moglie, che dirigeva concretamente la galleria. E la galleria stessa era, come dire, arredata, tra virgolette, dalle opere di Marco Rossati. A partire dagli anni 70 del secolo scorso e fino ad oggi, Rossati è stato uno dei protagonisti e degli interpreti più rigorosi della tradizione pittorica italiana che in vari modi e in varie forme ha influenzato anche la pittura internazionale. Lo spessore estetico e concettuale delle sue immagini e delle sue figure poggia su un solido ritorno al mestiere, quale fondamento della pittura. Frutto di questo impegno è anche l'attività didattica nell'Accademia d'Arte di Via Ripetta e soprattutto la creazione e direzione, oltre 20 anni fa, della Scuola di Pittura Scienza dell'Arte a Roma. Nella sua pittura, nella sua opera, la vibrazione della luce, le trasparenze naturali, le sollecitazioni del nudo femminile hanno un ruolo fondamentale. Si tratta di un ideale estetico immerso nel nostro tempo, ma che trascina l'osservatore verso un misterioso orizzonte di ambiguità. Le immagini sono come un sogno da interpretare, con la sensazione del già vissuto che si apre su una complessità di soluzioni e di interpretazioni possibili. Per la straordinaria qualità della sua pittura, l'originalità delle sue immagini, la rigorosa professionalità e la profondità culturale del suo pensiero pittorico, la giuria del Premio Internazionale Franco Cuomo conferisce a Marco Rossati all'unanimità il Premio per la Pittura 2023. Volevo dire delle cose interessanti, intelligenti, spiritose qui davanti a questo pubblico e davanti a questa giuria e poi sono stato bloccato dal maestro Pupi Avati che è stato spiritosissimo, intelligentissimo e io adesso non mi sento in grado minimamente di poterlo superare, non dico superare, ma nemmeno eguagliare, insomma, posso soltanto essere epigone alla sua brillantezza, se mi si passa. E che altro vi posso dire? Volete un excursus della mia vita personale? Penso di no, posso parlarvi dei miei quadri, ma lo farei più volentieri se ci fosse qualcuno che mi chiede qualcosa, anche perché ha parlato Otello dei tuoi quadri. Otello ha parlato dei miei quadri, io potrei anche aggiungere qualcosa in proposito, ma sarebbe più carino, cioè mi sentirei più stimolato sinceramente se qualcuno mi facesse delle domande in proposito. Io vorrei farti una domanda. Ecco, grazie. Ecco, l'arte del nostro tempo, no? Quella, io sono un amante del figurativismo, quindi amavo molto la tua arte, ho amato molto la tua arte, ti ricordi, abbiamo avuto tante sere e tante occasioni in cui ci siamo incontrati e visti. Certo. Ma le nuove tendenze
Tu come le vedi? Cioè ci sono nuove tendenze? Perché mentre prima c'era la transavanguardia, c'era il postmoderno, c'era la metafisica de Chirichiana, oggi che cosa c'è? Qual è l'ultima tendenza dell'arte? Una domanda difficile. L'ultima tendenza dell'arte, a mio avviso, è il Covid. È una malattia terribile che rischia di estinguerla per sempre dalla faccia della terra. E non perché l'arte in sé si esaurisca naturalmente, ma perché gli strumenti nuovi che sono nati, che sono esplosi nel mondo, fanno sì che i cervelli della gente non vengano più raggiunti dall'arte. Perché siamo talmente bombardati da cose nemmeno sempre negative, anche positive in fondo, che hanno la loro forte positività. Si pensi alla tecnica, alla tecnologia, ma anche al web, al cinema, alla televisione un po' meno, e a tante altre cose che sono anche belle, importanti, positive per la natura umana, però trasportano il cervello, la mente e, concedetemi di dire, lo spirito dell'uomo nettamente al di fuori della sfera dell'arte. Basta che noi alziamo la testa. Bellissimo. Ecco, ci troviamo circondati dal cielo che circondava gli uomini nell'antichità. Voi pensate che questo è un palazzo costruito dai cattivi della storia, che massacravano la gente, non disprezzavano la democrazia, erano autoritari e spietati spesso, e sempre in guerra, erano guerrieri, gente che destinata a morire a 30-40 anni, già erano pronti per lasciare la pelle o in guerra, in qualche atroce malattia, e per loro il contatto con la morte era quotidiano, abituale, e andavano a letto la sera con una candela, oppure i più fortunati con un camino acceso, ma quando avevano la fortuna di essere ricchi, costruivano un mondo entro cui vivere, che era questo che vediamo qua sopra, e che noi non ci immaginiamo nemmeno oramai, un mondo di tale attenzione alla bellezza, all'intelligenza, alla complessità dello spirito, alle possibilità che lo spirito non sia solo una metafora, ma che sia un qualcosa di immarcescibile che riempie l'universo. Ecco, oggi non c'è, è finito. Adesso dipende tutto. Possiamo dire che l'arte sta morendo? Questo io spero di no. Spero. No, dai. Non so. Spero che mi sopravviva, ma spero anche di sopravviverle. Ecco. Bene. Grazie mille.